Buongiorno a tutti. Allora, finalmente siamo arrivati, io dico finalmente, proprio perché ce n'era sicuramente bisogno, ma anche perché così passiamo alla seconda genere di domande, finalmente, alla nomina dell'assessore al sociale, Massima, allora, tante deleghe sulla base di questo tipo di sociale, sempre un po' attivo. Laura Rossi è una dipendente comunale, è un'aspettativa. Proprio a questo penso che sia un segno importante del fatto che all'interno del comune ci siano tante risorse che sono da valorizzare, sono da utilizzare, che hanno sviluppato tantissime competenze nel corso della loro storia lavorativa. Visto che tanti ci hanno accusato di non utilizzare le risorse del comune, mentre noi le utilizziamo bene, anzi anche all'interno proprio di quello che è la giunta. Laura ha dimostrato in questi anni, ci siamo avvicinati alla luce del fatto che all'interno del nostro curriculum non avevamo nessuna figura, insomma, che ci garantisse di portare avanti quel programma che intendiamo fare con un punto di vista diverso, con la valorizzazione di determinati servizi all'interno del tema di sociale. Quindi nella fase di scouting, anche se l'inglese non è sempre bello, ma di tutte quelle persone a cui abbiamo chiesto la disponibilità, Laura era una di quelle che aveva un curriculum di tutto rispetto, quindi avete modo di vedere e di soffrire il tema. A un altro, secondo me, grande pregio che abbiamo veramente portato avanti, e citiamo sempre il fatto della sua etica, della sua moralità, del fatto di portare avanti determinati valori anche contro tutti e tutti, perché ora ha vinto una causa di lavoro con il Comune di Parma, proprio perché c'erano stati dei problemi, visto che la vita, possiamo dire che sono stati dei problemi dal punto di vista dell'utilizzo all'interno dei servizi. Quindi questo secondo me è un altro bellissimo segno che quando c'è da fare un lavoro buono non si guarda in faccia a nessuno, quindi si portano avanti le proprie idee in ogni modo. Questo penso che sia importante, penso che dia un segno anche a tanti altri che invece magari si voltano dall'altra parte quando c'è una difficoltà. Non mettetela troppo in crisi, perché poi, voglio dire, il rapporto con la stampa, ormai io mi vedo da 3 mesi, non ne posso più, però invece gli assessori che per scelta sono tecnici, e quindi non sono componenti del Movimento 5 Stelle, penso anche che come approccio, al di là che voi in generale si sia abituati anche a fare domande politiche, in senso proprio anche di indirizzo, mentre vi invito sempre a fare anche domande di tipo tecnico, cioè di come intendono magari sviluppare determinate politiche, per Rossi come gli altri, però proprio perché la visione politica, potete sempre chiedere ovviamente a me, ma sulle tematiche specifiche invece basatevi sulla competenza dell'assessore, che penso che per adesso sia stata ampiamente dimostrata. Vediamo se non ho scordato qualcosa, se no lo aggiungo dopo mentre parla Laura. Quindi lascio la parola a Laura. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per la presentazione. Ringrazio anche il sindaco e tutto il gruppo dei collaboratori per avermi scelta. Io sono un tecnico appunto e mai avrei immaginato di giocarmi in un ruolo politico, mai fino a qualche giorno fa avrei neanche immaginato di prendere in considerazione un'ipotesi di questo genere. Poi però in questi giorni, perché è successo tutto molto rapidamente, ho incontrato loro e ho incontrato soprattutto un linguaggio che non dico che sia nuovo, perché insomma nuovo non è, però sicuramente non sentivamo da tanto tempo. Un linguaggio fatto di parole chiave semplici come buon senso, fiducia, competenze. Mi ha fatto pensare che forse davvero i tempi stanno cambiando e che forse questa poteva essere una grande occasione per dare il mio contributo a questa città. Ho deciso di accettare questa sfida e nella piena consapevolezza di quanto sarà difficile e complicato, perché non solo perché il bilancio del Comune di Parma è messo come sapete, ma anche perché sta arrivando l'onda lunga di tutti i tagli nel sociale fatti in questi anni.
anni in cui la regione Emilia-Romagna è riuscita a sopperire, facendo gli sforzi enormi, inventandosi dei fondi straordinari. Sappiamo un po' tutti però che siamo arrivati al giro di boa, quindi anche i fondi straordinari stanno finendo, e quindi erano anni difficili. In più c'è una crisi economica enorme, che ovviamente ben sapete, e ci costringe a rivedere il sistema di welfare. Non tanto inventare probabilmente servizi nuovi, innovativi, che vanno a cogliere i bisogni raffinati, ma si tratterà di rivedere quali sono le priorità, andare incontro a quelli che sono i bisogni reali dei ricchi. In questo momento dobbiamo affrontare. È banale dirlo, però i bisogni della gente in un momento di grave crisi come questa, dove si perde il lavoro, dove non si riesce a pagare l'affitto, sono bisogni molto concreti, molto basilari. Quindi uno dei grandi sforzi che dovrà essere fatto nei prossimi mesi e anni sarà quello di cercare tutte le risorse possibili per dare risposta a questi bisogni. Certamente non tornando forme di assistenzialismo, perché nelle modalità dovremo trovare e inventarci davvero qualcosa di nuovo. Ecco, quello che più mi attrae di questa sfida e che mi ha attratto, devo dire, è la possibilità di fare queste scelte con un metodo diverso, anche perché forse non nuovo, però è da tanto tempo che non viene utilizzato questo metodo. Nel senso che noi come gruppo sicuramente daremo una visione di fondo di quelle che saranno le politiche, daremo un quadro di contesto, dei confini ben precisi, però io non vorrei arrivare a definire delle linee guida, delle scelte prioritarie, degli obiettivi strategici, calandoli dall'alto. E non voglio neanche, non penso di avvalermi non in questa prima fase di esperti, binari che vengono da altri contesti. Mi piacerebbe davvero questa volta provare a costruire le scelte e le priorità e a condividere con le persone che lavorano su questi temi e che sanno quindi com'è il contesto, quali sono i bisogni, quali sono anche le risorse e le priorità. Mi piacerebbe davvero questa volta costruire un gruppo di lavoro che in giro di un paio di mesi, velocemente, insomma, riesca a definire e condividere con noi le scelte prioritarie, le strategie, e poi insomma ognuno con il suo ruolo fare le scelte, perché le scelte spetteranno poi a noi, però è importante condividere qual è il percorso e quali sono le strategie. E mi piacerebbe appunto costruire un gruppo di lavoro con qualcuno dei tanti bravi curatori che ci sono in questa città, che abbia magari ecco anche un po' una visione di sistema e non solo del singolo pezzettino di cui si occupa, operatori che lavorano in comune ma che lavorano anche nelle altre istituzioni, che lavorano nel terzo settore che è assolutamente qualificato ARMA, che lavorano nel mondo dell'associazionismo, del volontariato. E poi magari, perché no, anche qualcuno che ha lavorato negli anni, che ha esperienza e competenze e ha voglia di mettersi in gioco. Ci sarà sicuramente anche un livello di partecipazione più ampio, però chiaramente con metodi diversi, perché non si possono fare gruppi di lavoro con centinaia di persone. Ecco, io punto molto su queste capacità e competenze, su questa grande cultura dei servizi sociali che c'è a Parma. Sì, io penso davvero che questo sia uno dei valori aggiunti di questa città, e lo pensavo ancora prima di immaginarmi in questo ruolo. Io non sono di Parma, vengo da un'altra regione, ma ho scelto da Gallarate, sì, provincia Varese, nella ricca provincia del Varesotto. Però ho scelto di vivere e lavorare, ho proprio scelto di vivere e lavorare in questa regione, e poi dopo un po' di peregrinazioni ho scelto Parma come città. E qui in questa città ho incontrato tante belle persone, insomma in contesti informali come famiglia, ma soprattutto nell'ambito professionale ho incontrato tantissimi bravi operatori, persone competenti, professionisti qualificati. E non solo nel senso specialistico, perché voglio dire, in questa regione ci sono servizi di qualità eccellente un po' dappertutto, e quindi bravi professionisti ci sono dappertutto, non è questa la differenza. Però qua si è sempre respirato una cultura del sociale con una marcia in più. Mi ricordo quando lavoravo dall'altra parte della regione, si veniva qua a vedere
che cosa facevano, come lavoravano, cosa stavano facendo. Qui c'era sempre qualcosa di sperimentale, di innovativo, qualcosa che veniva fatto diversamente. E poi venendo qua a lavorare ho capito insomma che cosa c'è di diverso in più. In questa città c'è veramente una cultura dei servizi diffusa che viene probabilmente da anni, da tante belle teste pensanti, forse anche qualche bravo amministratore nel tempo, che ha costruito questa cultura diffusa. Una cultura che è capace di tenere dentro i cambiamenti, di leggere quindi il contesto che cambia e di proporre delle innovazioni, delle sperimentazioni, di stare al passo dei cambiamenti. Io credo che davvero questa sia una dei valori aggiunti di questa città, questa straordinaria capacità di cambiare, che in particolare c'è nel sociale, che credo poi sia un'ottima capacità in tutti i contesti della vita, e una straordinaria capacità di cambiare che questa città ha dimostrato anche con queste ultime elezioni. Anzi, stupefacente l'aggettivo che il nostro sindaco ha utilizzato in una delle prime uscite pubbliche. Credo che stupefacente sia proprio l'aggettivo giusto, che ha, come dire, una sorta di risonanza emotiva con quello che sta succedendo adesso. Stupefacente questa capacità di cambiare, quello che è successo. Io mi auguro e spero che davvero altrettanto straordinaria possa essere la capacità di tanti bravi trattori in questa città e persone che ne sanno di metterci insieme, di costruire insieme intanto un sistema di welfare che ci permetta di fronteggiare questa crisi, e poi perché no, speriamo anche di riuscire a fare qualcosa di bello nel prossimo futuro. Grazie, mi fermo qui e lascio spazio alle domande. Buongiorno, sono Cristiano Pellino, oggi per la città di Brescia. Una domanda: qui a Parma si è avuto negli anni un crescendo di esternalizzazione dei servizi al sistema cooperativo, e questo ha comportato vantaggi e svantaggi. Uno svantaggio potrebbe essere anche una certa limitazione dei costi da certi punti di vista. Lei intenderà reinternalizzare all'interno del comune talune architetto per il cittadino, o proseguirà questa linea che... Adesso vediamo, è una scelta anche molto amministrativa. Io credo che nel campo del sociale sta venendo avanti anche una linea da parte della regione, che è quella dell'accreditamento. Dal punto di vista amministrativo ci sono alcune possibilità di accreditare servizi, ci sono alcuni servizi che vanno meglio gestiti internamente, quindi è possibile riportare a casa, ma io francamente penso anche che ci sono alcune tipologie di servizi che possono funzionare bene anche esternalizzato, per cui è una logica di economia complessiva che di volta in volta bisogna valutare se conviene esternalizzare in base a alcune priorità, alcune scelte. Non c'è una risposta in bocca, dipende dal tipo di servizio. Io mi sono trovata benissimo con alcuni servizi esternalizzati quando lavoravo appunto all'interno del settore, e alcune altre cose sinceramente sì, forse avrei preferito avere internamente. Sta subentrando però un problema anche di solvento e comune rispetto a proprio queste come no, soprattutto no, cioè, esatto, cioè non è loro o altri, è la seconda di situazione, perché a seconda di chi chiede, no, non state pure, ma ne state spagando questo che sapevate, non solo sul sociale ma in generale, e questo che c'è, cioè, che genera problemi sia alle famiglie se lavorano in impresa, sia al sociale se non. Posso fare una domanda? Stupo subito, poi dopo lascio spazio agli altri. No, facciamone una testa. Esatto, no, perché c'è mezz'ora, quindi no, c'è nessuno. No. Ma se qualcuno si vuole affrontare con una domanda. Sì, sulla causa di cui avete parlato, la causa comune, si può sapere qualcosa di più? Dunque, sono stati anni molto difficili. Quelli passati, sono successe delle cose rispetto alle quali non voglio neanche entrare in dettaglio perché non è questo il contesto. Posso dire semplicemente che io mi sono trovata a dover decidere se accettare tutto quello che succede senza reagire perché conviene, oppure dire basta, cioè questo è troppo. E ho deciso, dopo averci pensato un annetto, perché ci ho riflettuto molto,
famosi, ma all'interno del contesto della nostra a settembre, cioè quando ha detto ora di quando non si è licenziato, cioè mi faccio da dire subito. No, io sono stata demassionata, sono stata sollevata dal ruolo di responsabile della struttura operativa adulti minori e il giorno dopo sono stata collocata in un ufficio senza mansioni. Tornando al suo rapporto di lavoro con il comune, dipendente, però ha fatto una causa giusto rispetto al suo demansionamento. Mi è stata tolta la posizione organizzativa e io ho fatto causa per il danno economico e per il danno. Quindi lei sta diventando superiore di quelli che l'hanno. No, superiore, no, è un ruolo diverso. Mi sarebbe piaciuto ritornare come dirigente, mi sarebbe molto piaciuto tornare come dirigente, questo è un modo diverso. E forse non sarò mai più dirigente in questo comune, però. Terminare di domanda senza per sottare lei la dirigente a. Io ho la posizione organizzativa responsabile della struttura operativa adulti e minori. Uno è del lavoro nome è stato Mattia Cagliuro, agenzia di stampa Piero. Sì. Per la precisione aggiungo anche che non è stata vinta la causa, ma l'amministrazione mi ha proposto un accordo transattivo che ho accettato immediatamente, perché ovviamente non era il mio obiettivo fare un fondo a questa cosa, ma era semplicemente una questione di principio, per cui ho accettato e chiuso subito qui. Se posso aggiungere una cosa, così oggi visto che tu non no. Tu magari parlerò di contenuti anche, no? Perché capisco poi sempre l'accanimento terapeutico su casi che nei specifici delle cose, però magari si parla di contenuti, mi sembra più interessante per tutti. Sì. Adesso non voglio dire cose, ovviamente la decisione di assumere questo ruolo è stata molto veloce e abbiamo avuto ancora modo di definire con precisione le linee, quel quadro di visione che vi dicevo, adesso lo definiremo con precisione. Abbiamo parlato di questa cosa, certamente di alcuni temi importanti abbiamo parlato, come questo del quoziente Parma. Il quoziente Parma di per sé è qualcosa di assolutamente condivisibile, nel senso che è un principio di equità che non è messo in discussione. Vedremo, nel senso che noi dovremo vedere tutti i buoni contenuti anche alla luce di quelle che sono le risorse a disposizione, quindi dovremo ragionare su delle risposte precise quando avremo modo di fare i conti con anche le risorse a disposizione. Se devono fare delle scelte, dovremmo vedere, dovremmo avere prima tutto il quadro ben chiaro. Altre domande qua? Grazie a lavori di Polis. Per quanto riguarda l'assistenza agli anziani, la vecchia amministrazione aveva pensato all'UCC, l'idea che l'ha montata in maniera credo, più che definitiva. Avete già qualche idea su come affrontare il problema? È già passata questa idea, quindi rimangono un po' sulle cause in dettaglio. No, sicuramente così nel dettaglio vi dovete dare un pochino di tempo, insomma, ovviamente non è che posso adesso scendere, anche perché davvero io, come dicevo prima, non intendo neanche dare già delle scelte calate per l'altro, quindi davvero mi serve prima di parlare con tutte le persone che lavorano sul campo e di ragionare con loro. C'è sempre, no, questa aspettativa delle risposte, delle decisioni, poi però bisogna andare a condividere questo rispondo in generale, questo vale per tanti altri temi e tante altre domande che poi mi sento fare. O sono condivise, prima se ne parla e poi si dà una risposta certa, o si butta lì una risposta che è quello che è in testa io e poi non è condivisa. Mi sembra corretta la risposta, anche se non ne abbiamo mai parlato. Qua c'è una domanda.
IRAS lavoro. Le chiedo se è residente a Parma, quindi le chiedo da utente, da cittadina, qual è il servizio eccellente di Parma dal punto di vista sociosanitario e quello che ha bisogno, secondo lei, di tutti noi un po'. Gli Allens. Che domanda. Da cittadina, secondo me dipende da cittadino a cittadino, nel senso che ci sono ottimi servizi eccellenti da cittadini che possono permettersi magari alcune che hanno una disponibilità economica, secondo me è molto grave la situazione se si è cittadini in difficoltà economiche in questa fase, per cui servizi eccellenti dipende qual è il bisogno, di servizi eccellenti ce ne tanti in questa regione come in questa città come in tante altre di questa regione, ci sono servizi educativi eccellenti, io ho fruito di servizi educativi eccellenti, sono contenta, ci sono servizi anche del welfare che sono fiori all'occhiello e che sono copiati e ancora servizi importanti, però la questione è cercare delle priorità, io penso che chi si trova in difficoltà economica in questo momento e non abbia neanche tanto bisogno di servizi forse, ma ha bisogno di essere sostenuto in altro modo. Quindi si occuperà anche di problemi legati alla crisi, cioè del lavoro che è una classe in persona. L'80% del welfare è questo, nel senso che servizi territoriali sono il primo punto di raccolta di tutti i bisogni. Parlare di welfare è un po' come parlare del tipo di comunità che ci piacerebbe avere e costruire, quindi si parla di servizi specialistici, ma si parla anche di un modello di rapporto tra il cittadino, un modello di solidarietà e di capacità di stare insieme e di fare gruppo, quindi il welfare è tutto questo, anzi io credo che la vera innovazione nei prossimi anni sarà quella di puntare non tanto sui servizi specialistici, che già insomma più di così non so che livello di qualità possano raggiungere, ma si tratterà invece di provare a costruire nelle comunità un modo di essere cittadini e di inventarsi delle solidarietà che permettano di fronteggiare, la crisi e di tenere dentro tutti. Questo è la mia idea di web, insomma non solo di servizi, di qualità dei servizi, ma proprio questo insomma c'è sempre stato da parte di quella cultura del sociale di cui parlavo prima, insomma a Parma c'è sempre stata questa visione del pensare al welfare come comunità locale, come sviluppo di comunità, come possibilità di costruire nei quartieri reti di solidarietà. Questo è. In fondo non ci vediamo, è Repubblica Parma, se vero. Però una domanda per l'assessore o una poi per il sindaco? Quello per l'assessore è stata soltanto un'aggiunta da chi è stato dimensionato, se possiamo saperlo. È una domanda che aggiunge un valore aggiunto su quello che deve essere il sociale a Parma. Vuoi una risposta su questo? Non credo. Se questa domanda legittima aggiunge qualcosa al valore di quello che ha fatto per il sociale a Parma. Se lo chiedi, tu mi rispondi e poi ti dico che fa la domanda che vuoi. È una conferenza stampa. No, vabbè, ma era per farmi una riflessione. Su quelle cose, sulle cose su cui vi interessate di più rispetto a quelle importanti. Di giustizia, però penso che. Ma io ho fatto solo una riflessione. E se vuoi scriverci le domande direttamente tu, dai, facciamo prima. No, ma anche questo è uno spunto di riflessione. No, però era, se voi ci qualsiasi cosa, la mettiamo insieme, dai. Fate qualcosa di vero politico. Devo rispondere all'assessore alla domanda. No, e poi sarà possibile. Intanto facciamo rispondere all'assessore alla domanda. Ora ragazzi, se non vuoi dire, no, intanto poi dopo intanto facciamo io sono anche d'accordo, ma la domanda dopo sul concetto di fondo che il sindaco ha espresso, però un attimo, cioè la domanda dopo c'è, intanto facciamo io capisco e apprezzo anche per certi aspetti quello che il sindaco voleva dire, però se è possibile aggiungere, certo, che la domanda dopo la fai, volevo solo dire che facciamo rispondere l'assessore, dopo fai la domanda. Rispondo molto brevemente, le responsabilità sono dei dirigenti che erano in carico nel 2009, cioè nel settembre 2009,
Parlate di voi, tanto vi sapete, grazie a noi. Posso, sindaco, tornare ahimè un attimo sulla questione Teatro Reggio, sulla questione del sovrintendente. È una curiosità che io ieri ho provato a sottoporre sotto forma di domande, un momento di tensione perché erano fuori, c'erano i lavoratori, no, vabbè, era un momento un po' agitato, giustamente, insomma. Io ci riprovo, sembra ormai accurato che ci sia una componente, che sono quelle dei poteri economici, che vogliono la permanenza del maestro Meni. Questo ormai sembra, da fonti certe, una notizia assodata. Ieri mi è stato risposto, chiedetelo a loro il perché, però voglio dire... chiedere, anzi adesso sono tutti cittadini, chiedere fonti certe. Sono fonti certe, chiedere a loro. Sì, però voglio dire, il sindaco, un'idea su questa... L'idea si è fatta, questa risposta chiude il tema di quella di prima, no? Era, se, voglio dire, ognuno ha in testa una propria idea e un proprio percorso, però che si concretizza nel momento in cui è condiviso con le altre persone. In questo caso sono quelle persone del CDA di Teatro Reggio, dopodiché è comunicato e delineato a tutti. Però era in ogni contesto, visto che in questo caso non è la decisione non è un'assemblea pubblica, ma le persone che fanno parte di un'ente, chiaro e finito, quello è il momento in cui si decide come proseguire. Cioè, potete chiederlo 100 volte, ma vi do la stessa risposta, non è che. Non è strategia, penso che sia correttezza rispetto ad altre volte che persone si sono presi delle responsabilità precise personali. Penso che vada sempre fatto tutto nei termini e nei modi corretti. Non c'è problema, Cristiano, ci sono spazi ancora per due domande? Ecco, tornando alla vicenda dello stupa Giulio, visto l'invio e visto che si tratta di una montagna di soldi pubblici nostri, mi chiedo, non sarebbe un'ottima occasione per testare uno dei cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle, che è il referendum diffuso per decidere quale orientamento prendere, cioè magari che il Comune, attraverso i vostri esperti, eccetera, delinei un certo numero di scenari e lasci alla popolazione. Ma quali sono gli scenari? Per esempio, il debito da assumere in carico, oppure la scuola al Comune. Sì. Quindi. Può essere anche una scelta del cittadino, è una scelta non sostenibile. Quello che abbiamo già risposto e che hanno delineato anche gli altri è che Stupa Giulio è stata una scelta imprenditoriale, possiamo chiamarla così, da parte del Comune, che invece dovrebbe, a mio avviso, fare altri tipi di scelte, quindi interessarsi a servizi, interessarsi a dare dei servizi al cittadino. La scelta imprenditoriale per costruire qualcosa non è ambito del Comune. Quindi penso che tornare e quindi vendere la parte del Comune non sia una cosa che danneggia il Comune, ma che fa tornare il Comune a quello che erano i suoi ambiti iniziali, stante il fatto che Stupa Giulio, però è un complesso che va completato, ma per cui il Comune adesso non mi sono spiegato bene, la domanda non era esattamente se fosse lecito o no da parte del Comune per una decisione, ma era invece se non fosse il caso di testare finalmente questa non penso che sia questa la situazione. La situazione che tu intendi, su cui condivido, è piuttosto quella della scuola da campo, cioè il qual è il progetto che vogliamo mandare avanti e come. Non ci può anche stare in determinati contesti, ma non una scelta che ha delle conseguenze per il Comune, perché rimane un debito per quanto riguarda il Comune, rimane in carico al Comune, come ha detto anche l'assessore. E quindi non può essere una scelta condivisibile, perché il Comune non può mantenere questo debito per un intervento edilizio di cui il Comune non doveva avere interesse neanche in passato. Quindi penso che l'edilizio deve tornare all'edilizio che si occupa di costruzione e vendita,
e il comune deve tornare a valorizzare invece di impegnarsi in senso. Ultima domanda.